Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa crostata al cacao con crema pasticcera e lamponi ripieni. Questa delizia abbiamo deciso di crearla giusto qualche giorno prima per il fatidico giorno di San Valentino, così voi potrete esercitarvi tranquillamente e quel giorno verrà perfetta. Qualche cosina su questo torto. Prima cosa, è bellissima, dà veramente un grande impatto visivo. Secondo, è leggerissima. Terzo, veramente non richiede nessun tipo di sforzo. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questa amorosa delizia. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 260 g di farina 00, 40 g di cacao amaro di qualità, 120 g di zucchero semolato, 100 g di burro che abbiamo tagliato a quadratini e messo a congelare in freezer, 2 tuorli, un uovo intero e infine un pizzico di sale. Per prima cosa versiamo dentro un mixer la farina e il burro che come potete notare è congelato. Poi non ci rimarrà altro che mixare il tutto fino a che otterremo un impasto di consistenza sabbiosa. Fatto ciò non ci rimane altro che aggiungere tutti gli altri ingredienti, partendo dal sale, al cacao amaro, allo zucchero, all'uovo intero e infine ai nostri tuorli. Fatto ciò, mixiamo il tutto finché non diventerà un impasto di consistenza omogenea. Abbiamo appena tolto dal mixer il nostro impasto, come potete vedere l'abbiamo lavorato leggermente con le mani. A questo punto non ci rimane altro che prendere della pellicola alimentare trasparente, avvolgere per bene l'impasto e lasciare il tutto raffreddare in frigo per circa una mezz'oretta. Passata la mezz'ora, prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo su due fogli di carta da forno, uno sotto e l'altro sopra. A questo punto non ci rimane altro che stendere il tutto finché raggiungerà un'altezza di 5 mm. Poi prendiamo il nostro impasto, gli togliamo il foglio di carta da forno superiore, prendiamo la nostra teglia che misura 25 cm che abbiamo già imburrato e infarinato e ci mettiamo sopra il nostro impasto, ovviamente con un colpo netto. E voilà! A questo punto non ci rimane altro che livellare per bene il nostro impasto e successivamente taglieremo l'eccesso aiutandoci con un coltellino. Spingendo con le mani l'impasto aderisce molto meglio. Fatto ciò non ci rimane altro che bucherellare, aiutandoci con una forchetta, tutta la superficie del nostro impasto, anche negli angoli e lungo i bordi. Proprio così. Fatto ciò non ci rimane altro che mettere sopra al nostro impasto un foglio di carta da forno che abbiamo già tagliato appunto nella forma della nostra teglia. E ci mettiamo sopra un chilo di fagioli. Questo farà sì che in cottura l'impasto non si gonfierà per niente. Quando avremo finito di fare anche questo passaggio non ci rimarrà altro che cuocere il tutto a 175 gradi, forno normale, per 20 minuti.
E dopo 20 minuti di cottura non ci rimarrà altro che togliere la carta da forno e i fagioli e cuocere il tutto per altri 10 minuti. Ed ecco qua ragazzi come si presenta il guscio della nostra crostata. Ora la mettiamo a raffreddare e ci vediamo più tardi. Per il ripieno della nostra crostata ci serviranno 1 kg di crema pasticcera. Chi non avesse visto la nostra ricetta si guardi il link qui sotto in descrizione. 550 g di lamponi belli grossi, così quando li andremo a riempire con la crema pasticcera fare questo passaggio sarà molto più facile. Ed eccoci qua giunti al momento dell'assemblaggio della nostra crostata. E per prima cosa prendiamo una bella dose di crema pasticcera e la spalmiamo su tutta la superficie della nostra crostata, ovviamente aiutandoci con una spatolina. E dopo aver livellato per bene tutta la nostra crema pasticcera, non ci rimane altro che riempire i nostri lamponi. Esattamente così. E continuiamo in questo modo finché non li finiamo tutti. Ma guardate che bellezza di una crostata! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa delizia di una torta. Spettacolare! Veramente una torta fantastica, ragazzi, perché è equilibratissima. Questo equilibrio è dato dalla frolla, che è croccante, gustosa e con un leggero sentore di cioccolato. Poi c'è la crema pasticcera e i lamponi. La crema pasticcera bilancia il tutto perché dà un po' di dolcezza, mentre il lampone dà un pochino di asprino. Insomma ragazzi, tutti questi tre sapori combinati insieme fanno sì che una crostata sia veramente deliziosa ed è assolutamente da provare! Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!